Oggi vorrei parlarvi della autovalutazione cardiologica basata su un parametro banalissimo di facile valutazione che è la frequenza cardiaca. Mettendo così in campo questo test di autovalutazione cardiologica, mettendo in campo un metodo empirico ma semplice ed efficace per valutare la propria capacità cardiovascolare. Al di là di quelli che sono invece tutti i test strumentali che sono dominio degli specialisti come cardiologi oppure di centri specializzati come i centri fitness. E invece noi possiamo con questi criteri di autodiagnosi ottenere una valutazione abbastanza significativa della nostra capacità cardiovascolare. Questi criteri basati sulla frequenza cardiaca consistono nella particolare valutazione della frequenza cardiaca di riserva. La frequenza cardiaca di riserva, cosa, come dice già il termine, è la capacità che ha il nostro sistema cardiovascolare di sopportare uno sforzo fisico, il peso della vita. Ebbene, questo criterio, questa frequenza cardiaca di riserva, è un valore che è dato dall'battito cardiaco a riposo, quindi la frequenza cardiaca a riposo, e la frequenza cardiaca massima. Ora, conoscendo la frequenza cardiaca a riposo, che praticamente noi possiamo facilmente calcolare, come la calcoliamo? Calcolando tutte le mattine appena sveglio, senza alzarci dal letto, con un cardiofrequenzimetro, un pulsiossimetro, un apparecchio della pressione che misura anche la frequenza cardiaca, misurare il nostro valore della frequenza cardiaca al mattino appena svegli, senza alzarci dal letto. Quella per noi è il miglior modo per misurare la frequenza cardiaca a riposo, la mattina. Lo calcoliamo per 5 mattine di seguito e i valori che otteniamo, eliminiamo il valore massimo e il valore minimo e prendiamo solo i 3 valori intermedi. A questo punto facciamo una media aritmetica, dividiamo per 3 e otteniamo la nostra frequenza cardiaca a riposo. Quello è un parametro che già è un indicatore indiretto dello stato di salute cardiovascolare. Perché? Perché la frequenza cardiaca più è vicino ai valori minimi di una frequenza cardiaca normale e più vuol dire che noi avremo una maggiore frequenza cardiaca di riserva. Allo stesso modo, invece, il calcolo della frequenza cardiaca massima è un calcolo un po' obbligato. Come lo facciamo? In modo teorico, la frequenza cardiaca massima, secondo la formula di Cooper, non è altro che 220 meno la nostra età. Se però, anziché la formula di Cooper, utilizziamo la formula di Astrad, la quale ci dice 220 meno l'età negli uomini, e nelle donne invece usa il parametro 226 meno l'età, ecco che le donne sono più forti e più avvantaggiate dal punto di vista cardiovascolare, almeno fino alla menopausa. Bene, noi abbiamo la frequenza cardiaca a riposo, la frequenza cardiaca massima, la differenza fra la frequenza cardiaca massima e la frequenza cardiaca a riposo è in grado di fornirci quella che è la nostra frequenza cardiaca di riserva, cioè la compliance, quello spazio che noi abbiamo per poter svolgere degli sforzi fisici senza rischiare la nostra vita, senza andare in anaerobiosi. Ebbene, quindi noi possiamo dire che non solo questa frequenza cardiaca di riserva ci dà un indicatore di quello che è il nostro stato di base, ma può essere sfruttata anche per organizzarci per migliorare quel parametro variabile che è la frequenza cardiaca massima, che essendo legata all'età cronologica non ci chiarisce però in via teorica quello che è il nostro stato biologico, il nostro stato di benessere o malessere fisico. E questo come lo facciamo? Lo facciamo o andando a fare dei test sotto sforzo
con ciclo ergometro o un apparecchio o un elettrocardiogramma che misura la nostra frequenza cardiaca e ci dice che come possiamo arrivare alla massima frequenza cardiaca sostenendo uno sforzo senza andare in aritmie o in tachiaritmie, eccetera, noi possiamo dire che secondo la formula di Karvonen, che noi otteniamo la frequenza cardiaca di riserva data dalla frequenza cardiaca massima meno la frequenza cardiaca minima, e se siamo delle persone principianti non allenate, stiamo in discreta salute, utilizzeremo il parametro fra 40 e 60 della nostra frequenza cardiaca di riserva più il battito cardiaco a riposo, abbiamo quella che è il nostro, la nostro livello di intensità che serve a migliorare non solo le performance fisiche, ma anche quelle cardiovascolari. Se siamo degli atleti, invece lavoreremo tra il 60, ma meglio di più, potremo lavorare fra l'80 e il 90% della nostra frequenza cardiaca di riserva più il battito cardiaco a riposo. Quindi la frequenza cardiaca, ossia il numero di battiti cardiaci che il cuore esprime e compie in un minuto, è un parametro molto utile. Primo, come abbiamo detto, per valutare lo stato di salute del nostro sistema cardiovascolare. Secondo, utile per stabilire la corretta intensità dello sforzo fisico, rendendolo efficace ma non pericoloso per il nostro organismo. Serve per monitorare nel tempo gli effetti, cioè noi vediamo che possiamo spingere ulteriormente, e serve per calcolare anche molto molto semplice quella che è la nostra soglia anaerobica, che è il punto di passaggio fra un lavoro aerobico ed anaerobico, e soprattutto negli atleti può andare addirittura ad indicarci questo livello, ma soprattutto utilizzando metodi più professionali come la misurazione del lattato, che è uno stato in cui noi ci fermiamo nella performance intorno ai 4 millimoli litro, praticamente il mantenimento, il massimo stato stazionario del lattato, che è quello che ci potrebbe far diventare campioni. E quindi, al di là praticamente dell'uso di questi parametri della frequenza cardiaca nell'ambito dello sport, proprio la frequenza cardiaca serve a tutti nella nostra vita per fare buona prevenzione cardiovascolare. Diciamo che il modo più semplice per controllare eventuali aritmie e capire quando è il caso di doversi rivolgere ad un medico. Questo è fondamentale, quindi dobbiamo imparare a misurare la nostra frequenza cardiaca a riposo, calcolare la nostra frequenza cardiaca massima, valutare praticamente la nostra frequenza cardiaca di riserva, calcolare su questa una percentuale e svolgere, aggiungendo la frequenza cardiaca a riposo, il nostro lavoro muscolare aerobico per migliorare non solo la frequenza cardiaca, ma valutare che riusciamo a svolgerlo senza nessuna fatica. E quindi dobbiamo capire che così noi, allenando il nostro sistema, specialmente portandolo ad alta intensità, riusciamo ad aumentare quella che è l'età biologica, cioè diminuire l'età cronologica portandoci verso l'età biologica. Quindi noi a 60 anni potremmo avere una capacità cardiovascolare che ha un soggetto di 40 anni. Perché? Perché abbiamo abbassato con il nostro digiuno con integratore proteico la frequenza cardiaca a riposo e abbiamo innalzato praticamente la nostra frequenza cardiaca massima, che non dipende più dall'età cronologica, ma è risposta a un'età biologica che è risposta al grado di allenamento fisico che noi abbiamo ottenuto. E ovviamente i parametri che possono modificare la frequenza delle pulsazioni sono la temperatura e l'umidità ambientali, come il caldo o l'umidità possono far aumentare la frequenza cardiaca sia a riposo che la massima, il peso corporeo, che generalmente chi è in sovrappeso ha una frequenza cardiaca più alta, l'alimentazione, in quanto sappiamo che bevande gassate o eccitanti facciano aumentare la frequenza cardiaca, bevande gassate, ricordiamo la Coca-Cola, insomma, queste bevande ricche di caffeina. E inoltre dobbiamo ricordare che recenti studi hanno dimostrato che una dieta troppo ricca di zuccheri sembra essere in grado di
aumentare notevolmente la frequenza cardiaca. Inoltre, la frequenza cardiaca varia anche in base al momento della giornata, di notte durante il sonno, ad esempio, si abbassa, mentre al mattino, mentre si alza dopo aver mangiato. Anche uno stress o un'emozione improvvisa può far innalzare la frequenza cardiaca, perché sappiamo che la frequenza cardiaca, l'attività cardiaca è sotto il controllo del sistema nervoso, e che l'attività fisica può determinare un aumento della frequenza cardiaca, per fortuna di tipo fisiologico o benigno. E la frequenza cardiaca a riposo è molto importante, a quello che risponde a lungo le pulsazioni senza attività. La massima è il massimo raggiungibile per l'attività cardiaca sotto sforzo. Quella di recupero invece è il valore che raggiunge il battito cardiaco 2 minuti dopo aver svolto il massimo sforzo fisico. Cioè, se rientra rapidamente il battito con la frequenza cardiaca, vuol dire che stiamo bene. Ora, parlando di frequenza cardiaca a riposo, dobbiamo dire che varia anche in base all'età. Andiamo a vedere l'età. Nei neonati la frequenza cardiaca può andare da 80 a 180, in media si attesta intorno ai 150. Nei bambini da 80 a 100, da 70 a 120 negli adolescenti, da 60 a 90 invece negli adulti, con una minima differenza tra uomini e donne. Ovviamente valori al di sotto dei 35. Ora, il parametro ideale è che la frequenza cardiaca sia più vicina al limite inferiore della norma, quindi intorno ai 60 e anche sotto. Ma quando scende sotto i 35 parliamo di una bradicardia pericolosa, che può determinare la necessità di un, oltre a vertigini, spossatezza, perdita quindi dell'equilibrio eccetera, può determinare la necessità di un pacemaker. Quando invece abbiamo la tachicardia, le tachicardie possono essere consigliabili in quel caso, praticamente quando supera praticamente i 100 battiti al minuto e può dare praticamente anche quella vertigine, malessere eccetera, in quel caso bisogna intervenire, perché può portare infarto, ictus, e può portare praticamente a quadri, quindi aritmici significativi, con quell'epilogo che abbiamo poc'anzi detto. Ricordare che nell'adulto la tachicardia viene definita come l'aumento della frequenza cardiaca oltre i 90-100 battiti al minuto. Può essere anche però una tachicardia fisiologica, come quella riscontrata in gravidanza, oppure se ci sono disturbi gastrointestinali, se si eseguono sforzi fisici eccessivi, se ci sono particolari condizioni di stress, oppure si assumono sostanze fortemente eccitanti come caffè, alcol, oppure sostanze stupefacenti. Inoltre possiamo dire che la tachicardia è la spia di altre malattie come l'arteriosclerosi, l'indurimento dell'arterio, la chiusura dell'arterio, l'insufficienza coronarica, e certe forme di tachicardia non richiedono trattamenti, mentre altre invece richiedono l'uso di specifici farmaci. Poi abbiamo detto, oltre a questa frequenza cardiaca, quello che è importante, lo abbiamo poc'anzi detto, è importante valutare quale deve essere il modo di allenamento di un soggetto, praticamente secondo la formula di Carbone, che prende in considerazione la frequenza cardiaca di riserva e la percentuale di questa più il battito cardiaco a riposo, a secondo del livello di allenamento del soggetto. In media si va da 60 a 90% della frequenza cardiaca massima, però si consiglia nei principianti soltanto una frequenza tra 60 e 70. Diciamo subito che in ambiente sportivo è molto utile anche per migliorare l'allenamento, perché praticamente se noi ci alleniamo ad un livello troppo basso avremo risultati inefficaci, se ci alleniamo a un livello troppo alto mettiamo a rischio e a pericolo il nostro sistema. Dobbiamo calcolare la nostra capacità cardiaca durante il lavoro muscolare, non soltanto prendendo come parametro di riferimento, e questo è il concetto importante, la frequenza cardiaca massima calcolata con quei valori di tecniche teoriche come quella di Cooper oppure la formula di Astrid, ma dobbiamo utilizzare la formula di Carbonen, perché è quella che ci garantisce di più un allenamento corretto in intensità e soprattutto un allenamento corretto che eviti dei rischi. Perché? Perché la formula di Carbonen viene calcolata non sulla frequenza cardiaca massima, ma sulla frequenza cardiaca di riserva, che tiene conto della frequenza cardiaca di riposo
e di un valore percentuale di questa frequenza cardiaca di riserva che ci tiene a totale protezione da rischi cardiovascolari. Con questo spero praticamente di aver sottolineato ancora un altro concetto, dato dei parametri di autovalutazione molto efficaci, e ricordate che prima di cominciare una dieta chetogenica, fare questi tipi di valutazione, e quando poi dopo alcune settimane, un mese, due mesi che fate la dieta chetogenica, vedrete non solo scendere i valori di pressione, ma cambiare anche la frequenza cardiaca al riposo, e se vi state allenando, migliorare le vostre performance atletiche, migliorando quella che è la frequenza cardiaca massima e soprattutto la percentuale, secondo la formula di Canbove, della vostra capacità di allenamento muscolare. Spero con questo di essere stato di vostro aiuto e di essere stato di ausilio. Ovviamente questi metodi di autovalutazione non sostituiscono tecniche più complesse, come abbiamo detto, con cicli ergonomi, con prove da sforzo, con elettrocardiografi, misuratori della pressione, eccetera, che possono dare un'indicazione netta e chiara dello stato di salute generale cardiovascolare di un soggetto. Grazie ancora per l'attenzione.